Allora, questo diciamo che riassume un po' la grande questione della destra del voler eh, provare a fare una nuova narrazione. Come si dice, o il tema dell'egemonia culturale. Ludovica Cirello è lì è in Piemonte, a Torino, dove c'è questo festival e con, ah, ecco, con la star di TikTok. Buongiorno. È uno dei, dei grandi valori della. Sì, esatto, Davide, siamo vai, vai. riusciti a intercettare Don sì. Mazzai. Sì, sì, vai. Mi eh, stavo giusto chiedendo, eh, rispetto anche, insomma, ci sono state polemiche su questo festival, si è parlato di un festival con valori della destra più retriva e uno dei nomi più, tra virgolette, chiacchierati, mi passi il termine, è proprio il suo. Oggi non era oggetto di dibattito uh, l'aborto, altri temi, però lei si è espresso in modo molto, molto netto, ha parlato di sterminio di massa, è eh, una cosa che ridirebbe... Eh, eh, Insomma, c'è stato un errore di comunicazione? No, no, nessun errore di comunicazione. Io quello che dichiaro e che dico, ci ho sempre messo la faccia, ovviamente, non è stato il tema di oggi. Oggi abbiamo parlato di altre tematiche, chiaramente. Ma ritengo che l'aborto sia una soppressione della vita umana, che chiaramente è stata portata avanti per anni, eh, circa su milioni di, di persone, che quindi è chiaramente. Uno sterminio dal punto di vista oggettivo, per quanto mi riguarda. C'era un po' una colpevolizzazione della donna lei si ma rende No, con... non si parla di colpevolizzazione, però si parla di dire le cose come stanno. Cioè, ma questo governo, contro tu hai commesso questo crimine, ma chiedere... questo crimine è stato commesso. Non so se mi sente il tuo ospite. Questo governo, dal suo punto di vista, lui è stato invitato a un festival che ha una. Come dire, una connotazione, direttore Borgonovo. Ma non entro nel merito di questo. La destra al governo. Minzolini diceva poco fa: Questo è il primo governo veramente di destra della storia della Repubblica. Sta facendo abbastanza anche sui temi della famiglia, su questi temi qua, secondo lei, caro Don? E io ritengo che fare abbastanza non, non, si, non esista, cioè si può sempre fare di più, sempre fare meglio. E circa quello che fa il governo di destra è semplicemente un governo eletto democraticamente. e Se i cittadini riterranno che avrà lavorato bene, lo voteranno ancora. Evidentemente, se riterranno il contrario, non lo voteranno più. Come Beh, è il sistema democratico? democratico. L'aborto, eh, si sì. la genitorialità. Della is... si sta facendo abbastanza, ma famiglia. fare di più ah, si effetto. può sempre sì, fare di più. più. Sono Bisogna sono trovare delle ci risorse ci per, evidentemente, poi fare effettivamente. Qualcosa di più a sostegno delle famiglie, a sostegno anche di... Va bene, eh, Roncone mi stava giustamente. Eh, come eh. Si chiama, donna?